Il 16 giugno del 1956 è nato Stralignano, un giornale che non soltanto informa ma vuole anche formare l'utenza di Lignano Saviadoro. Il suo direttore Enea Fabris è la colonna portante di questa pubblicazione. Che da qualche anno ha anche inaugurato un premio speciale, il Premio Stralignano, che viene attribuito a persone del mondo della cultura eh, che eh, si sono distinte particolarmente per, eh, e segnalate per eh, eventi e eh, momenti eh, di partecipazione culturale. Enea Fabris, innanzitutto, benvenuto a Udinews TV. E poi la domanda d'obbligo è questa, eh, qual è stata la fatica di portare avanti Stralignano in tutti questi anni? Eh, non è stato semplice perché una volta c'era un corpo relazionale. Che, che lavorava bene adesso sono rimasto solo solo ho cioè io anche il dottor Leoncini che mi dà una mano e qualcun altro ma è difficile fare 36 pagine ogni 15 giorni cioè è le ho fatte sempre e continuerò a farle fino a che il padre eterno mi dà salute ecco precisiamo che questo giornale esce ogni 15 giugni, giorni dal mese di giugno al mese di agosto quindi escono 6 numeri per stagione più un numero di dicembre e l'edizione Primaverile. Ci sono, ci sono sette, otto numeri, facciamo anche in un anno, sei continuativi, dopo qui altri nell'occasione Nale, Natale e Pasqua. Tu sei una voce antica del giornalismo del Friuli Venezia Giulia, come hai visto modificarsi il panorama? Culturale, adesso io ti parlo proprio del panorama culturale più che di quello turistico di Lignano Sabbiadoro. Beh, è completamente cambiato di quello che era quando c'è stato il boom degli anni 70. Il boom degli anni 70 era una cosa meravigliosa qui, anche l'entusiasmo che si aveva. Eravamo più giovani, c'era l'entusiasmo della gioventù, adesso sa, gli anni vanno su per tutti. Mi sono visto l'altro giorno con alcuni miei colleghi e loro allora ho detto: beh, Sono diventati vecchi anche quelli, mi do coraggio io. Di questo. Bene, tra un po' diventerà vecchio anche il premio Stralignano, ma per il momento è ancora una creatura tua estremamente giovane e dinamica. Ecco, il 9 agosto abbiamo l'ottava edizione del premio Stralignano Sabbia d'Oro. Questo così l'abbiamo battezzato. Lo facciamo al Cursal. Avremo, eh, avremo anche dei premiati di, di Grido, eh, questi qui, e eh, dopo facciamo anche uno spettacolo, ci sarà, non è una cosa noiosa, anche è divertente perché divertente, Il, una mezz'oretta viene dedicata al premio, nelle premiazioni e via via, dopo ci sarà anche uno spettacolo. Ecco, la location è non plus ultra, diciamo così, il grande salone dei congressi del Cursal di Lignano Riviera e quindi bello. Ecco. E puoi farci qualche anticipazione circa i premiati che sono, come dicevamo prima, figure del mondo culturale che si sono particolarmente distinte? Ben, abbiamo Glauco Venier, il grande pianista friulano, ecco, lo premiamo quello, che ha girato il mondo e via via. Poi abbiamo Lorenzo Vignando che suona uno strumento poco conosciuto, l'Ukulele, no? è una specie di chitarra, un, uno strumento avaiano, però questo qui guardi, ha girato il mondo intero, lui adesso non è tanto giovanissimo, ha una quarantina d'anni, no, ha, ha girato il mondo e, e si è fatto conoscere con questo strumento e sarà anche lui che farà uno spettacolo. Uno dei premiati, e dopo lo premiamo, sì, uno dei premiati che fa lo spettacolo. Scusate il bisticcio di parole. Sì, sì. Ci siamo capiti. Ecco, ritornando su Stralignano, io ho parlato di questo giornale che naturalmente è gratuito, è distribuito in forma gratuita, anche se è gratuita è una brutta parola, preferisco chiamarlo un omaggio, un regalo un, un regalo, volevo dirti una cosa parlando di Stralignano, come dicevi poc'anzi, eh, è nato eh, è da, da allora cioè il 16 giugno del 1956 e da allora sempre puntuale con i primi tepori dell'estate è sempre uscito, però devo dire che proprio la nascita vera e propria di Stralignano risale al febbraio del 1956. 1935, con una edizione speciale, ecco, l'ha fatto il compianto Leone Cumini in occasione di un velione che si teneva alla terrazza Mare di Lignano, organizzato dal Circolo della Stampa. E, e, cioè, I velioni, una volta, venire da, da Udine a Lignano era, era il top a Lignano: venire a, a trascorrere una nottata perché i velioni dopo si facevano tutta la notte fino alla mattina. Guardi caso, l'ironia della sorte è venuto su un grande nebione in quella sera e sono arrivati in pochissimi qui. Gli altri hanno dovuto, proprio i pullman partiti da Udine, ritornare indietro e via via. Come dicevo, l'ironia della sorte, la mattina dopo splendeva il sole e così sono ritornati via con una splendida giornata. Ritorniamo per piacere ai premiati. Poi abbiamo un premio speciale che lo diamo a a Don Angelo Fabris, il parico di, di Lignano, eh, che si sta facendo in quattro per la comunità. Eh, Oltre alla comunità ha fatto tanti di quei lavori, ha ristrutturato le chiese, ha messo gli ascensori per i disabili, insomma ha fatto tante cose, ecco una riconoscenza a una persona squisita. Bene, eh, vi stiamo parlando dalla terrazza del Jolly eh, minigolf eh, di Lignano Pinetta, dove ogni martedì sera, nel mese di luglio e nel mese di agosto, c'è un incontro tra gli artisti. Eh, L'incontro sta per svolgersi nel momento in cui eh, stiamo registrando. Sono già arrivati alcuni artisti, Maria Rosa Macorin eh, Elisabetta Sello per esempio. C'è anche la signora Mariella Fabris qui con noi. E stiamo aspettando gli artisti per queste serate. Questa è la prima, nel momento in cui stiamo registrando, che saranno serate di incontro con la cultura della, della figurazione. Ecco, artisti quindi creativi del pennello, pittura, disegno e scultura. Lignano Pineta. Eh, appunto a, eh, raggio del Levante così si chiama questa parte del territorio siamo nella terrazza, la splendida terrazza con questo panorama bellissimo sul mare sulla Pineta del eh, Jolly appunto del mini golf di Lignano Pineta e qui vi aspettiamo ripeto ogni martedì sera alle 18.30. Gli auguro a questa nuova iniziativa culturale della Lignano Turistica un grande in bocca al lupo e che vada bene. Ecco, e auguri tanti.